Ciao ragazzi, eccoci qua. Diciamo che adesso per un po' possiamo, non dico rilassarci, ma tirare un po' di fiato, un sospiro di sollievo. Poi ovviamente i calciatori non si riposano, ma nemmeno gli allenatori, ma nemmeno i tifosi, perché con la testa siamo già orientati alla prossima partita, che ve lo dico subito, è il 17, mi pare, contro la Roma alle 20:45 allo Juventus Stadium. Oggi facciamo un piccolo riassunto, ok? Quindi non aspettatevi il video della vita, questa è una chiacchierata tra amici. Il video della vita, tra virgolette ovviamente, lo sto preparando in questi giorni, sto finendo di scriverlo, che è quello che parla di quella famosa conferenza stampa di Allegri pre-Sampdoria, e da quella conferenza stampa in poi tanti pezzettini del puzzle mi sembrano andare un po' al loro posto e mi pare di aver capito un po' quello che ci vuole comunicare Allegri. Ve lo porterò nei prossimi giorni, magari già domani mi serve un attimino di tempo per mettere insieme il tutto. C'è OneFootball, ovviamente, questo è in descrizione, appunto per capire il calendario quale sarà. L'anno scorso avevo fatto dei road to, no? Non so se vi ricordate, per cercare di capire dove arrivare a un certo punto di vista sulla linea temporale con dei punti. Niente, non li faremo più perché mi avete detto che porta sfiga, però su OneFootball potrete capire quali saranno le prossime partite della Juventus, capire anche come sono andate le altre. Ci sono gli highlights della Serie A, io ieri sera ho fatto anche sul secondo canale un video che parlava di Atalanta-Milan 2-3, una partita incredibile. Se vi siete persi qualcosa è il momento giusto per scaricare OneFootball e fare una bella scorpacciata di contenuti. Per quanto riguarda la Juventus invece ho deciso di creare delle slide. È certo che fai, non te le crei due slide per spiegare ai ragazzi un po' meglio che cosa voglio dire, perché secondo me aiuta sempre a capire. Dalle mie parti, quando non sei abbastanza chiari, si dice: se vuoi ti faccio un disegno, perché graficamente aiuta sempre. Quindi cerco di creare queste slide che possano aiutarvi nella comprensione al 100% di quello che dico, non tanto perché voi non possiate arrivarci, quanto più perché magari sono io a sbagliare qualcosa, non esprimermi al meglio. Quindi eccoci qua, questa è la situazione attuale della Juventus. Questa slide è importantissima, ragazzi, perché è una fotografia dettagliata di quella che è stata la Juventus di Allegri dalla prima partita ufficiale, quindi quella con l'Udinese il 22 di agosto 2021, fino ad oggi. Partiamo dalla classifica. Ok, il Napoli è primo, ha 21 punti, quindi 3 per 7, 21, le ha vinte tutte, ok? Le 7 partite, le prime 7 partite del Napoli le ha veramente devastate, le ha veramente demolite, e ha più 15 di differenza reti. La Juventus ha 1, per darvi un'idea un attimo della situazione. Poi c'è il Milan, che ne ha 19 e 2 punti li ha lasciati per strada a Torino, all'Allianz Stadium, proprio contro di noi. E già questo dovrebbe farci riflettere un attimino, anche perché con il Napoli noi abbiamo giocato una partita quasi alla morte, tra virgolette, nelle peggiori condizioni possibili. Sapevamo che c'erano dei gravi assenti, delle grandi assenze, causa nazionali, causa infortuni anche, e quindi ci siamo presentati con una squadra un pochino a caso, tra virgolette, o rimaneggiata al punto giusto per permetterci di scendere in campo. Abbiamo fatto anche una partita, direi, dignitosa, perché dire bella, bellissima, brutta sarebbero bugie, dignitosa per quelli che erano i livelli delle squadre in campo e anche per quello che era stata la prima parte di stagione della Juventus, dove comunque non siamo riusciti a prendere la vittoria. Quindi secondo me, guardando la classifica, guardando Napoli e Milan lì davanti e ripercorrendo anche nella nostra testa quello che è stato il nostro percorso e i due scontri diretti, non dico che bisogna essere contenti perché questa è una bugia, ma nemmeno tremendamente negativi. Ecco, dico così. Poi col Milan avevamo anche iniziato molto bene, secondo me, la partita. Poi non siamo stati bravi a tenere botta per tutto il tempo. Siamo tornati a prendere gol sul calcio d'angolo e bla 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 bla. Queste sono tante tante piccole cose. Poi c'è l'Inter e la Roma, che sono due dei nostri avversari. Potete guardare appunto il calendario di ottobre. Abbiamo la Roma, poi abbiamo lo Zenit, poi abbiamo l'Inter. Quindi Roma e Inter una dopo l'altra, un po' un problema, perché ovviamente sono squadre che in questo momento magari ti aspetti davanti alla Juventus, proprio come dice la classifica, e che hanno dimostrato che stanno facendo buone cose in campionato. Interessante guardare la Roma, dato che ha 15 punti, quarta in classifica, quindi zona Champions, che è il nostro obiettivo, secondo me, per il momento. Se la Juventus vuole cercare di fare le cose fatte bene, deve puntare alla zona Champions. Ecco, la Roma ha 15, la Juventus ha 11, dovesse vincere la Juventus contro la Roma, andrebbe a meno 1 dalla squadra che attualmente occupa quella posizione. Quindi capite bene che già la prima partita post-pausa inizia a essere delicata, anche e soprattutto perché ne abbiamo giocati due di scontri diretti, appunto Napoli e Milan. Abbiamo fatto un punto in due partite, è poco, troppo poco. Abbiamo necessità di iniziare a giocare più
più che giocare a fare dei risultati, perché alla fine gira che ti rigira la classifica è composta da risultati più che da prestazioni. Quindi noi in questo momento abbiamo bisogno di punti, e abbiamo bisogno di punti negli scontri diretti, perché se Napoli e Milan sono là davanti, e anche perché contro la Juventus, che è una squadra candidata a essere nelle prime posizioni di classifica a fine anno, sono riusciti a fare bottino pieno il Napoli, o un pareggio in casa della Juve il Milan. Quindi sono due risultati veramente molto molto buoni, quindi Napoli e Milan sicuramente vanno a riposo, alla sosta, nelle migliori condizioni psicofisiche possibili. Quindi importante la Roma, importantissima l'Inter, perché è ovvio che è la partita dopo, e pensare di fare 6 punti tra Roma e Inter sarebbe molto molto interessante. Poi c'è lo Zenit appunto in mezzo, sappiamo che lì in Champions siamo messi discretamente bene, direi molto molto bene, quindi questo è un discorso a parte che magari porteremo più avanti. Poi ci sono la Fiorentina e la Lazio, che stanno facendo un campionato veramente molto buono. Juventus-Atalanta, un po' le due delusioni delle big, delle squadre che giocano in Champions League in questo momento per quanto riguarda il campionato italiano. E poi a sorpresa un Bologna 11 punti pari alla Lazio, la Juve e l'Atalanta, dove Mihajlovic sta facendo veramente un grande lavoro, nonostante quel 6-1 catastrofico contro l'Inter. Ma quella è stata una parentesi, un po' come la Juventus con l'Empoli, dove veramente non siamo scesi in campo. Ci sono quelle partite in cui non scendi in campo ed è così. Quindi Udinese-Empoli, calcio d'agosto. Lo so, calcio d'agosto, però un punto in due partite. Calcio d'agosto, ma in agosto già il calendario ti diceva che quelle lì erano 6 punti. E ci mancano. E Allegri l'altro giorno diceva ci mancano 5 punti. Eccoli lì. Probabilmente sono quelli lì. Poi c'è stato appunto il Napoli, il Malmo in Champions, lasciando da parte il Milan. Poi inizia una bellissima cavalcata, Spezia, Sampdoria, Chelsea, che è un discorso a parte, fino ad arrivare al Toro dell'altro giorno. Quindi 3 vittorie consecutive in Serie A, roba che non si vedeva da secoli. Clean sheet in Serie A, cosa che non si vedeva da secoli, da marzo dell'anno scorso, da 20 partite, più di un girone di Serie A. Quindi una cosa veramente difficoltosa, ma come potete vedere la Juventus è andata in difficoltà all'inizio, per poi riprendersi. Nelle ultime partite, nelle ultime settimane, siamo riusciti un po' a mettere la pezza dove ci serviva, e quindi in questo momento risultati, non ancora prestazioni o comunque non completamente convincenti, perché anche con lo Spezia e la Samp, prendere 2 gol con Spezia e Samp, cioè 2-2, quindi 4, non è una cosa fantastica. Col Toro una vittoria in cui il primo tempo non abbiamo giocato benissimo, il secondo tempo decisamente meglio, ma anche lì non è che abbiamo fatto chissà che cosa, ma personalmente a me va bene così. Poi ovvio che se vedo la partita ieri tra Atalanta e Milan penso wow, mi piacerebbe vedere la Juventus vincere e giocare così. Con calma però, con calma, perché lo stesso Pioli ci ha messo degli anni, è arrivato al Milan, pazienza, pochi risultati, pochi trofei, magari anche delle posizioni di classifica non eccellenti subito, per poi prendersi quello che è stato giusto prendersi l'anno scorso con il secondo posto, ora con una squadra candidata al primo posto in assoluto insieme al Napoli e all'Inter. E vi faccio un piccolo spoiler per quanto riguarda il discorso della conferenza stampa di Allegri di ieri: sono loro le favorite per lo scudetto. Lo dico anche con un po' di faccia da culo. Un'altra cosa che possiamo sottolineare sono i titolari. Questi sono i giocatori che hanno giocato più minuti nelle 9 partite che abbiamo disputato. Come potete vedere, le partite sono state 9 appunto, ma ci sono soltanto 4 giocatori che ne hanno giocate almeno 8. Non c'è nessuno che l'ha giocato tutte 9, proprio perché Bonucci è riposato nel derby. Bonucci, Szczęsny, Alexandre De Ligt, questi giocatori più utilizzati da Allegri. A seguire Danilo, per poi passare a Locatelli, che in realtà ne ha giocate 9. Locatelli è l'unico che ne ha giocate 9, ovvio che in realtà c'è stata la prima partita che ho giocato veramente pochissimi minuti. Questi sono messi in ordine per minuti giocati, quindi è ovvio che potete vedere che sì, Locatelli ne ha giocate 9, però ha giocato 608 minuti, che non sono tantissimi rapportati a quelli degli altri. Poi bla 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 bla, okay, potete vedere qua semplicemente la classifica. Poi ci sono anche i gol segnati dai ragazzi, Dybala e Morata in questo momento sono i nostri capocannonieri. Questi minuti fanno riferimento a tutte le partite, Champions League compresa, tutto quello che abbiamo disputato fino adesso. Ho messo i primi 11 e ve li ho rapportati in grafica, perché questa è l'idea di titolari di Allegri in questo momento, i giocatori che hanno giocato più minuti, ok? E ve li ho messi giù con il 3-5-2, perché nella fase di impostazione sappiamo che impostiamo a 3, si alza Alexandre, si stringe Rabiot, questo è un po' quello che ci ha fatto vedere Allegri fino adesso. In realtà potete vederlo benissimo con il 4-4-2 a centrocampo storto, con Rabiot come esterno di sinistra, ma in questo momento questi sono i giocatori che Allegri ha utilizzato più spesso. Poi infortuni, squalifiche, turnover, discorso delle nazionali, lasciate stare tutto, questi sono quelli che hanno giocato di più. Questi invece sono quelli che hanno giocato di meno, sono i 10 giocatori che hanno avuto minutaggio
inferiore rispetto ai titolari. Io ve li ho messi in grafica sotto i titolari per farvi capire anche un po' le posizioni in cui Chiesa, e se Chiesa Allegri ha utilizzati maggiormente, stavo pensando a Chiesa per spiegare perché è lì, perché anche ultimamente Allegri ce l'ha detto, credo che il futuro di Chiesa sarà quella posizione. Poi nulla vieta di tornare indietro e metterlo sull'esterno, ma in questo momento Allegri c'ha questa idea in testa. Bonucci, appunto, che non ha un vero e proprio vice, non ha una riserva, perché Rugani, lo vedremo nel passaggio successivo, ha giocato soltanto 3 minuti, quindi diciamo che fino adesso Allegri ha utilizzato 3 su 4 difensori centrali, girando un po' De Ligt, un po' Chiellini, lasciando Bonucci come intoccabile. Poi direi che qua siamo messi bene, uno dei reparti in cui veramente c'è abbondanza tecnica e qualitativa. Sono contentissimo del nostro reparto difensivo. Questo è un po' quello che Allegri ci sta facendo capire. Poi potete vedere anche i numeri, i minuti, gli assist, i gol, le presenze, le convocazioni. È tutto lì, ragazzi, è tutto perfettamente lì. Poi qua non è una propria slide, ma uno screen, appunto, dei giocatori che hanno giocato o non hanno praticamente giocato, perché se pensiamo che Rugani ha giocato 3 minuti e Caio Jorgen ha giocato uno più recupero, insomma, capite che praticamente non ha mai giocato. Poi Pinsoglio, ovviamente, ci sono anche Ranocchia e Fagioli, non considerateli, ci sono tutti gli aggregati, tutti i giocatori che sono stati convocati fino adesso, e c'è Arthur, che dovrebbe tornare presto, quindi qua bene o male possiamo tirare fuori Arthur, Caiorghi e, se vogliamo, Rugani, che è il quarto centrale, comunque fa parte della rosa della Juventus. Attenzione ai due brasiliani, perché sono completamente recuperati, è una bella notizia. Caio ha anche fatto 2 o 3 bei tocchi di palla all'esordio, non possiamo parlare di belle esordio perché veramente ha giocato troppo poco, ma ha dimostrato di saper toccare la palla in un certo modo e di essere entrato bene in partita. È consapevole del fatto che è un po' indietro rispetto agli altri e che se vuole rubare anche solo il posto come primo subentrato ci sarà da sudare, da lavorare, e c'è anche una lista Champions da andarsi a riprendere perché in questo momento lui è fuori. Quindi ragazzi, questo è un po' il riassunto di quello che è accaduto alla Juve fino adesso. Ci potrebbero essere delle sorprese, io immagino proprio di sì, potrebbero esserci dei cambi nei gradi, come abbiamo visto. Chiesa, Bernardeschi sono giocatori che stanno giocando molto ultimamente, complici anche gli infortuni di Dybala e Morata. Non escludo che possa arrivare un momento in cui magari anche, che ne so, Moise Kean, Kulusevski possano prendersi il posto da titolare. In questo momento sono molto lontani dall'essere titolari, lo abbiamo visto anche proprio nella testa di Allegri. Basti pensare alla partita col Chelsea, dove non ci sono Dybala e Morata, appunto, giocano Chiesa e Bernardeschi. Kulusevski è il vice Dybala, parola di Allegri. Kean è il vice Morata, parola di Allegri, eppure anche senza di loro ne giocano altri due. Quindi è ovvio che è un percorso differente, sono giocatori che in questo momento non hanno ancora dimostrato tanto rispetto a tanti altri giocatori, e ci sono sicuramente delle note positive. 2 su tutte sono Bentancur e Alexandro, secondo me, giocatori che non consideravo proprio più adatti a questa Juve, e che bene o male... Bentancur, in realtà bene o male, e invece per quanto riguarda Alexandro molto bene, si stanno ritagliando uno spazio importante nei titolari di questa Juve. Poi anche lì Bentancur, Rabiot, McKennie potrebbero crearsi una competizione interna tale per cui poi si vanno a stimolare a vicenda, provano a prendere quel posto lì, e io sto sempre ragionando in ottica 4-4-2, 4-2-3-1, 4-4-1-1 con Chiesa da una parte, Cuadrado dall'altra, cosa che fino adesso non stiamo facendo, complice anche il fatto che vogliamo comunque impostare a 3 come avete visto nella grafica precedente. Ma immaginarmi una fascia con Chiesa, una fascia con Cuadrado, con Dybala e Morata là davanti, inizia a essere qualcosa di stimolante, interessante, e io sono ancora consapevole del fatto che credo che arriveremo a quel punto lì, a meno che poi non si vada a fare Arthur Locatelli, con cui probabilmente serve un terzo centrocampista, e allora ecco che potrebbe essere 4-3-3, addirittura con Dybala falso 9. Queste sono tante piccole cose che possono venire, tante piccole idee che vi butto qua e là. Sono curioso di sapere la vostra qui sotto nei commenti, e sono curioso di sapere anche se secondo voi il peggio è passato, il momento negativo, complice anche le cappelle di Szczęsny, per dire, nella partita con l'Udinese, quindi punti persi anche per errori individuali, tanti punti persi fino adesso per errori individuali. Se avete visto una crescita da parte della Juve anche di consapevolezza di fase difensiva, e questo è un altro piccolo assist per il video famoso delle parole di Allegri che spero di riuscire a portarvi domani.